Ok ragazzi, Arthropod Kingdom, è il momento di andare a fede. Oh cazzo! Ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della Remoto District. Io sono Teo, ragazzi, voglio essere accompagnato di... Ok ragazzi, allora, nello scorso episodio, ragazzi, avevamo finalmente trovato la lana all'interno di quel labirinto mega colossale, pieno di mostri, pieno di charger creeper che esplodevano ovunque, pieno di foretto che pazzo suicida. Sì, che è arrivato alle sue 100 morti, ragazzi. Oddio. Tanto qua c'è una fornace, prendiamocela. È arrivato finalmente alle sue, ragazzi, 100 morti. Comunque, l'importante, ragazzi, è che abbiamo recuperato la lana, diciamo, la cosa più importante. Ragazzi, allora, furetto, allora, la lana l'abbiamo presa e ci sta. Quindi, di qua, là è solo village, è fuori discussione perché l'abbiamo fatto. Quindi possiamo andare o nella... o il cuore nella palude oppure dell'Arthropod Kingdom. Cuore della palude. Dai, non cuore della palude, mi piace già come nome. Affanculo. Ok. Dove dobbiamo andare? Ok, penso di aver capito. C'è un albero gigante. Qui. Ma io ti dico. Qui 99 su 100 dovremmo andare qua. Sto albero gigante. Non credo che l'abbiano messo così. Senza un motivo. C'è una scia di redstone. Guarda, ci sono delle redstone. Che portano a qualcosa, guarda. No, segui le redstone. Cioè, c'è del ferro! Ferro? Sì, ferro. Non avevamo ancora trovato di ferro. No, finalmente. Quindi, allora, qua c'è del ferro. Raccogliamolo. Ok. Aspetta, qua c'è dell'acqua. E dietro io, casomai, c'è una fornace che me la son presa. Quindi possiamo fare una cosa. Possiamo farci una cosa, guarda, possiamo mangiare qua. Aspettate che abbasso. Possiamo, allora, crafting table me ne sono fatte due, mannaggia a me. Allora, ok, questo. Non abbiamo, ah no, via. Che cazzo fa? Perché ho posizionato la crafting table? Sono stupido, ce l'avevo già la fornace. Allora, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Ok, il secchio, boh. Penetra te quella table, a me non serve. Ok, adesso ragazzi abbiamo anche finalmente un secchio d'acqua, importantissimo. Ok, come cazzo saliamo? Saliamo su di qua. Cazzo, ragni velenosi, troppi ragni velenosi. Fede, una mano. Il bucatinello nel tronco. Ecco perché non li stavo uccidendo, li stavo picchiando con l'arco. Massacro di scheletri. Ok, massacro di scheletri. Guarda quanti ce ne sono. Boh, adesso non posso. Qua ho visto dell'altro ferro, la cosa mi piace parecchio. Ok. Qua non possiamo più salire, tutto chiuso, tutto finito. C'è un cazzo. Ok, qua non c'è un cazzo. Tu sei salito? Sì, sto cercando di recuperare la vita perché non so da dove sono. Ah, hai fatto le scale, grande fede. Oh, ok, facciamo un po' di luce. Tu ferro ne hai preso altro? No, uno. Dai. Pensavi tre. Allora, qua c'è un piccone, niente di che, delle altre frecce, pozione della rigenerazione 4. Dai, buono, dai, niente male. Usciamo di qua e saliamo ancora. Intanto c'è del ferro. Prendiamoci sto ferro. Hai trovato altra cobra, sono per farti la tua famosa fornace, Fede. Sto cuocendo adesso. Cosa? Il ferro. Uno stai cuocendo, sei andato in quella fornace. Ok, spacca anche questo, possiamo prendere, ok, torce. Scheletro. Ma con te non se la prende mai nessuno, Dio santo. No, a me mi lasciano tranquillo. Hanno detto, poverina è arrivata a 100, lasciamolo tranquillo. Vedo, ti stanno proprio tenendo tranquillo, tantissimo. C'è lo spawn. No, elevati. C'è una cassa con dentro un'ascia, prenditela. Un'ascia? Sì, che almeno rompi anche te un po' di... Sì, un'ascia. Rompi anche te il legno. Dov'è? Qua. La lana! L'ho trovata! Sì. È qua, guarda.
Non è spawnato nessuno, vero qua? Oh cazzo! Era un... sì. È spawnato. Oddio! Oddio, mi sono salvato di culo! C'è un Charged Creeper! Davvero? C'è un cazzo di Charged Creeper! No! No! Oh cazzo, no. Ok. TP, furetto. Ho paura, sto crepando. Ma su, dai, non so, questi problemi della vita. Problemi della vita è altro, cioè essere sparati da un creeper fuori dalla mappa, quello come è successo a me. 1, 2, che fa intersezione 5, indizio, resto un torch. Che cazzo vuol dire? Ma l'indizio, l'indizio non si capisce. Resto un torch, quindi, allora, non prende intersezione 5, resto un torch, quindi vuol dire che dovranno seguire le resto un torch, le resto un torch sono là. Sì, fa, eccola, ho trovato il bottone. Possiamo tornare indietro, Fede. Ecco qua. Ok, però dobbiamo farci capire che comunque siamo. Guarda dove siamo. Dove siamo? Siamo vicini al nuovo all'altro ponticciattolo. Dato che stiamo qua, io direi di posizionarci, Fede, la lana. E andare nel nuovo mondo. Mm-hmm. Ci sta come idea. Quindi ci posizioniamo la lana e ce ne andiamo. Quindi nel nuovo mondo. Ok ragazzi, Arthropod Kingdom, è il momento di andare, Fede. È il momento di andare. Guarda chi ci aspetta già davanti. Eccolo appunto, Arthropod. C'è già uno scheletro che ci sta già bersagliando. Dio santo, sono caduto. Dio santo, sono caduto. Sì, però sono vivo. C'è qualcosa, c'è una scala che scende. Che merda. Con una chest. Con dei gambali di ferro. C'è una chest. Ok. Con una spada, con sharp, se non c'è un cazzo, se la vuoi pigliare te, non so se per caso ti interessa. Sì, la prendo lì. Allora, mettiamoci un attimo. Ok, vai a fare questo così. Sono più comodo a tenere così. Oddio santissimo. Fuori. Oh no. Spacca. Oddio. Levati i coglioni. Oh, Fede, ci sei anche te. Buongiorno, Fede. Buongiorno. Fu morto? Qua non c'è un cazzo, c'è un piccolo di legno però, interessante, il piccolo di legno è... Chi mi ha colpito? Oh cazzo! No, niente, fuori dai coglioni, no. Oh cazzo, fuori, non vi voglio! Basta, seragnatele di merda! Sono giusto un tantino fastidiose, no? Madonna, quanta gente! Quanta gente! Madonna, ma c'è un botto di gente, Fede! Sono in cucina. Fai il tuo TP che ci lascia la pelle per questi bastardi, mi sa. Anzi, no, vabbè. Finché ancora ce la faccio, ancora non ti chiedo il TP. Finché ancora ce la faccio, ancora non ti chiedo il TP. Perché quando vengono, nascono, poi chiamano gli amici. Sì, appunto, beh, ho chiuso, ok. Oh, basta! Forza, forza però mi può tornare utile. Senti qua, scappiamo dalla morte dei silverfish. Porca puttana, eravamo dentro un mare di silverfish. Dove andiamo? Non so perché, ma penso che andrò di qua. Perché guarda quante casse ragnatele ci sono. Quindi sarà, appunto, lo fanno apposta. Perché tu non ci andresti. Giusto così ci mettono la roba importante di sicuro, quindi qua c'è di sicuro qualcosa, lo fanno apposta. Almeno tu dici, oh no, troppo ragnatela, non ci vado. No, sono più rompicoglioni. No, e mi ha toccato. Come cazzo mi ha preso? Era sotto di 2000 metri tipo. Ma perché saltano? Ma saltano un po' troppo. Che cazzo, c'hanno i trampoli da sotto. Ma dai, ma non mi ha preso nemmeno quello. Ragnatele di merda. Oddio santo, fuori. Fuori, ho detto. Fuori. Per prepararsi, perché tutto buio non si vede assolutamente un cazzo. Allora, però l'accendino le brucia ste merde. No, niente. Ok. Rotto.
Vedo di no delle redstone torch. Ci sono delle redstone torch, Fede. Bravo, seguimi. Ok, no, aspetta, c'è un bivio. C'è un bivio, Fede, vieni qua. E là, Vabbè, eccolo là, eccolo là. normale. Allora, Fede, tu vai a sinistra, che anche qua c'è una redstone torch. Tu vai verso in qua. Ok, vai in qua perché c'è uno spondilanghi velenosi per quello che ti ho mandato di là. Per quello vai di là, io vado di qua che invece non ne vedo. Ah, fanculo. Dai, su, torna indietro, spacca comunque. Ok. Sono dentro una specie di dungeon. Guarda che bastardi, dritti nella lava. Finivi dritto nella lava. Sì, madonna, ste ragnatele, la rottura di coglione. C'è un fire protection qua, me lo devo tenere qua portata di mano, non si sa mai. Fire protection perché ho visto della lava. Fanno gli scherzi che con la ragnatela tu vai a finire là dentro, non ti puoi manco salvare perché poi lentamente cadi nella lava. Ecco Così e poi vedere la lana, l'ho se trovata! È qua in sopra, è te! Sta mega, come cazzo si chiama? Sta mega ragnatelona gigante. Madonna, l'ho one shotata. Sia, Elana sia, e vaffanculo, Elana sia. Ok, fatto, ok. Che Elana sia. Ah, stupido Fede. Spacca qua. E torniamoci indietro. Sali, sali, sali. Quanto cazzo è alta sta scala? Non credo più bassa. Ok, sì, qua c'è della roba cacata, quindi può darsi che. No, dove cazzo siamo passati? Ammazzati, ti prego, almeno. figuriamoci. Ma dai, ammazzati, no. Paura, ma sti te. Ammazzati te, dai, non ne frega un cazzo a nessuno se muori. Ah, è là. Forse, ok, ecco, se non è manco qua, ragazzi, ho speccato anche un enderpearl e più che altro non so manco dov'è, per niente, quindi perché poi non so manco dove possa essere. Ok, no, è di qua. Ok, l'ho trovata. Abbiamo trovata, ragazzi, abbiamo trovata. Ok, quindi abbiamo finito tutta questa intersezione. Ok, ragazzi, abbiamo finito tutta questa intersezione, quindi questo vuol dire che nel prossimo episodio inizieremo l'intersezione numero 5. Benissimo. Ok, bene, bene, bene. Allora, molliamo la lana un attimo qua dentro alla Ender Chest per sicurezza. Ok. Ce ne torniamo adesso a casa premendo questo. Ok, e adesso qua dobbiamo andare verso casa. Ok, tu sei già bastardo. Non è vero, Vabbè, sono ancora allora qua. ragazzi, io direi che per questo episodio è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio dove incominceremo quindi ad esplorare la quinta e forse ultima o penultima intersezione. Come sempre vi invito a lasciare un bel like, ragazzi, se non avete ancora fatto, iscrivervi, guardate tutto. E un saluto bacione da te e da... Corretto, Ciao va! ragazzi!